Confindustria detta il suo decalogo ai politici in vista delle prossime elezioni. Serve crescita e nuova competitività all'Italia, afferma il suo presidente Giorgio Squinzi, ed è per questo che proponiamo alla politica un piano di rilancio economico e sociale fatto di proposte concrete, obiettivi chiari e quantificati. Documento che nel quale abbiamo messo un po' tutta la nostra convinzione che il nostro paese può svoltare e può riprendere un cammino di crescita. Secondo Confindustria, quello che serve per far ripartire il paese è una terapia d'urto che tagli i costi delle imprese aumentando la produttività, rilanciando gli investimenti e accelerando l'internazionalizzazione. Per fare questo servono delle politiche coraggiose per mettere in atto delle riforme il prima possibile. Ed è un'analisi molto importante perché in realtà traccia una tabella di marcia per la prossima legislatura con obiettivi quantificati, con risorse ed impieghi, quindi è una proposta seria, una proposta concreta ed una proposta molto responsabile. Il progetto vuole essere una proposta rivolta a tutti i partiti politici, poiché Confindustria, continua Squinzi, è un'associazione apartitica che ha come obiettivo quello di rilanciare l'industria manifatturiera come colonna portante del paese. Riteniamo che il prossimo governo debba riprendere e arrivare ad una formulazione più avanzata, più in linea con quello che è stato fatto nella maggior parte degli altri stati europei.